L'anno della preghiera, in preparazione al giubileo, ci vede anche a noi, nel nostro piccolo, nel mio piccolo, perché gli altri sono grandi, impegnati per appunto essere in sintonia con la Chiesa, che ci invita a riscoprire il senso della preghiera. Noi dobbiamo essere sinceri, ma è una mia semplice, diciamo, opinione personale, anche perché l'ho vissuta io. Spesso io personalmente ho sempre un po' messo da parte la preghiera. Ero più di quelli che volevano l'azione, che volevano la concretezza. Ma erano appunto belle idee anche mie giovanili, ma poi con il tempo ho imparato a dare sostanza, attraverso l'esempio di tante persone, alle azioni attraverso la preghiera. Io ho riscoperto il senso della preghiera. È un primo senso della preghiera, perché noi alla preghiera possiamo dare tanti significati, ma il primo senso che io ho dentro di me della preghiera è proprio questa necessità di dialogare, che non vuol dire parlare, dire chiacchiere, no, ma vuol dire guardarsi negli occhi come tra innamorati, prima di prendere delle decisioni e quindi per dare sostanza a quello che io voglio fare. E questo è vero soprattutto quando le cose che tu vuoi fare, le cose che tu vuoi proporre, le azioni che tu intendi portare avanti non sono le tue, ma tu le fai in nome della Chiesa. Tu le fai perché è la Chiesa che lo chiede ed è la Chiesa che te lo chiede. E quindi già le scelte personali sono importanti che nascono dalla preghiera. Ma quando si hanno poi responsabilità, incarichi ministeriali nella Chiesa è ancora tanto importante. La preghiera è come la fonte da cui deve scaturire tutta la nostra vita, familiare, vita lavorativa, professionale, vita personale e vita ministeriale. Cioè un prete non può non pregare. Un vescovo ancora prima non può non pregare, il Papa non può non pregare. E quando ci dice pregate per me, non solo mi fa capire che lui prega, ma ha anche necessità di essere sostenuto dalla nostra preghiera. Una mamma di famiglia non può pregare, non può non pregare, un papà non può non pregare, i giovani non possono non pregare, soprattutto quando noi ci diciamo essere credenti ed essere cristiani. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!